Edoardo, oggi nel 1984, il problema terza età, la ghettizzazione spesso avvilente a cui sono costretti molti anziani. Sì, molti ma non tutti. C'è chi si difende fin dalla nascita. Io per esempio mi sono difeso fin dalla nascita, forse senza nemmeno saperlo, istintivamente. Perché ho sempre ritenuto questo, che l'uomo nasce vecchio e poi piano piano diventa giovane. Da bambini bisogna essere accompagnati per mano. Vero. Si deve dare da mangiare a sto ragazzino perché da solo non ce la fa. È vero. Sì. Come succede da vecchi poi, è vero. È tutto un fatto dimostrabile. Il bambino tocca tutto. L'uomo anziano della terza età, come tu mi dicevi, pure tocca tutto, diventa curioso, vero, se fa parte di quella categoria che non vuole ringiovanire. Ringiovanire significa, secondo me, è vero, eliminare sempre più, eliminare certe cose inutili che noi facciamo da giovani, certe cose inutili che ci danno l'impossibilità di essere liberi. Quali sono queste cose? Ma quali? Sono tante, tante cose inutili. Queste vengono fuori via via che tu vai avanti con la vita. Me ne potrei ricordare tante, non finiremmo più, ma le cose inutili ci sono. Non so, avere dei gioielli, avere delle cose, come dice Cristo, che è inutile per comprare gioielli perché te li rubano, quindi è una cosa inutile che ti dà preoccupazione, che ti dà ansia. Il gioiello vero è la volontà di lavorare. Illuminando tutto questo si ottiene una libertà giovanile. Giusto. Ecco, questo è quello che io sento veramente, e l'ho sentito fin da quando ero piccolo, che mi sentivo vecchio. Ecco, cioè lavorare così, anche in età avanzata. Ecco. Anche in età avanzata, è un bisogno quello naturale che dovrebbero avere tutti, di lavorare. Chiaro. Io lavoro ancora con il mio cervello, con la mia fantasia. E infatti può invecchiare la pelle, può invecchiare, non so, la carne, dei tessuti nobili, degli organi esposti, ma il cervello ha avuto la fortuna di avere una cassaforte importante, la testa, il pacco dove ci sono dentro le cervelle, c'è il cervello. E questo funziona. Il quale è contenuto e guardato bene dalla testa. Certo, se la sbatti contro il muro, si capisce, vai a battere la testa, buonasera, buonanotte. Ma la testa è quella che guida tutto. Io ho avuto sempre amici vecchi. Da sempre? Da sempre. Da quando eri piccolo? Da quando ero piccolo. Da piccoli tutti amano i vecchi, si avvicinano ai vecchi volentieri. Ecco, il rapporto bambini. Ecco, il rapporto bambini-vecchi. Io invece avevo non solo il rapporto che hanno i bambini quando vedono l'uomo canuto, bianco, con i capelli bianchi, si fidano di quei vecchi. E anch'io a quell'epoca, quando ero piccolo, amavo i vecchi. Poi a un'età giovanile, non so, frequentavo i vecchi e non i giovani, perché dai vecchi io apprendevo la saggezza,
apprendevo e stavo a sentire quello che mi dicevano. E in quell'epoca i vecchi erano più altruisti. Non vengono dai vecchi maestri, ai vecchi professori. È raro, perché quando prendono un posto non lo vogliono lasciare più. E invece bisogna lasciarlo e continuare a lavorare per i giovani. La giovinezza della vecchiaia è l'altruismo, è quello di dare, di non ricevere più. La gioventù della vecchiaia, che sarebbe poi la sintesi di quello che ha fatto l'uomo nella sua vita, che ha, come dicevamo prima, è vero, che ha eliminato, ha cominciato ad eliminare fino a diventare una sintesi di se stesso e dare agli altri invece di voler ricevere per forza. Basta, a un certo punto deve dare. Però c'è questo, che il giovane deve prendere. Ecco perché ti ho detto, io da giovane volevo avere a che fare con i vecchi. Beh, è toccato un tasto che mi ricorda un particolare. Non vedevo l'ora di diventare vecchio. Come mai? Ebbene, perché siccome facevo i ruoli di uomo anziano, vecchio, anche quando avevo 20 anni, mi truccavo, capisci? Mi truccavo. Quindi ero costretto ad andare in camerino un'ora prima per truccarmi. Dico, non vedo l'ora di diventare vecchio, così non avrò bisogno di truccarmi più. E poi c'era un'altra ragione, che ti dirò subito. Se io faccio il vecchio fino adesso, fin da adesso, allora lo posso portare avanti per più anni. Se mi metto a fare il giovane, mi dicono, è oramai invecchiato.